Buongiorno, mi chiamo Chiara Genova, mi occupo da sempre di minori, di politiche sociali ad essi correlati. Ho insegnato per tanti anni all'università, ho diretto una scuola dell'infanzia, poi una malattia mi ha bloccato e in questo periodo di solitudine, di grande silenzio, anche diciamo mortale in certi momenti, ho avvertito una voce che parlava nella mia testa, la voce di Io Sono. Questa voce mi ha dettato il libro Le avventure di Io Sono Amato. Le avventure di Io Sono Amato racconta di un bambino, amato appunto, che scopre di avere una voce che gli parla nella testa. È la voce di Io Sono, è la voce che lo accompagna nella sua crescita, nelle vicende della vita e affronta le tematiche della spiritualità occidentale più classiche, l'identità, l'unità. La meditazione, la preghiera, il discernimento, il regno dei cieli, la vocazione. Sette racconti come sette sono i chakra. E infatti i sette racconti corrispondono alle sette funzioni psicologiche di ogni chakra, quindi la capacità di stare radicati in un corpo, la capacità di essere in unità con se stessi e con l'alterità. La capacità di stare bene nonostante il corpo o grazie al corpo, pur essendo esseri divini, la capacità di amare, di stare nella relazione costante con gli altri, la capacità di realizzarsi sulla terra per quello che siamo venuti a fare, la capacità di stare in dialogo con la propria voce interiore, utilizzando l'intuito, e infine la capacità di stare in relazione col divino e di scoprire qual è il proprio compito qui sulla terra. Sono sette racconti, è un libretto che è particolarmente adatto per i bambini, però è consigliato anche per gli adulti. Gli adulti che lo leggono si scoprono piano piano capaci di ascoltare la voce di Io Sono e quindi se ti capiterà di leggerlo, scoprirai di avere anche tu la capacità di ascoltare la voce dentro di te e le parole del libro piano piano ti condurranno in maniera armonica, dolce, all'ascolto della tua parte più interiore, all'ascolto di quella parte, che solitamente non ha vita o che abbiamo un po' perso, no? Che non siamo più in grado di far fluire. È un libretto che viene utilizzato nelle meditazioni con i bambini, è un libretto che viene portato nelle comunità, nelle scuole, nelle parrocchie, nei luoghi di spiritualità. È mio desiderio, auspico, desidero che le avventure di Io Sono Amato possa raggiungere i luoghi in cui le persone si riuniscono per meditare, per stare insieme, per riflettere, sia bambini che adulti. E io ben volentieri verrò a conoscervi, a conoscerti. E porterò la mia esperienza, offrendo la possibilità gratuita di una meditazione affinché, le persone convenute possano scoprire e imparare a capire com'è facile ascoltare la voce di Io Sono dentro di loro. Grazie per avermi ascoltato.